Venasconi ne ha di più e ne ha 100. Noi ci prepariamo intanto a seguire questo via, una lotta per la classifica. Iannotta vuole diventare sempre più leader, ma gli altri sicuramente no. Semaforo rosso, via! Scatta la gara, Iannotta, Iannotta comanda, vedete lui scatta la macchia, la macchia! Iannotta leader, Navacchia ha partito molto bene, vedete che sfilato all'esterno da Fabio Palluzzi. Iannotta leader, secondo Palluzzi, Romano del Tigliere Z, poi Navacchia con l'88 terzo, quarto 98, Leo Bernasconi esce ultimo dalla Omega, il numero 52, Roberto Baroni. Baroni, che ricordiamo, è un testimonial vivente della longevità del progetto EasyCard. Siamo a Rapino del Lago. Vediamo come ritorno verso la tornata del 6, a comando sempre Iannotta, poi Palluzzi, il gruppo alle sue spalle, bagarre assoluta, cuore Svini, e già in sesta posizione al tornante del 7. Palluzzi non ci sta a fare andare via Iannotta, terzo non è la vacchia prova, l'attacco all'interno, terzo Bernasconi, alla chiusura del primo giro, ancora, un passo di dopo, no, Bernasconi! Bernasconi deve prendere la via dei box nonostante gli sforzi dei suoi del Pandoc, che ha fatto di tutto per rimetterlo in pista. Leonardo Bernasconi si ritira, abbiamo visto volare un pezzo di gomma, ma forse è stato la catena trancata a lasciarlo a piedi. Peccato davvero. Bernasconi auto, gli annota al comando secondo Fabio Palluzzi, tornato del 6, vediamo se ancora così, sì, gli annota per dire poco metro di vantaggio, non c'è più Leo Bernasconi, vediamo Stefano Barra che in lotta con una pilota della FG Racing al tornato del 6, vediamo velocità con la coppa di testa che entra nella quadra d'arrivo, quadra d'arrivo che ci dà gli annota leader, secondo il numero 27 Fabio Palluzzi, il distacco tra i due è di 366 millesimi di secondo. Terzo 47 Davide Bertoni, quarto 88 Enrico Lavacchia, quinto Quaresma con il numero 82 Quaresmini, sesto lo Sprea con il numero 100, settimo 29 Cristian Adani, ottavo 16 Alessandrini, ninth the Russian Eugen Ismailov, decimo Alessandro Chiaro con il 72, poi undicesimo Sabino De Castro con il numero 11, dodicesimo Marra che è in lotta con il 12 Matteo Pala, tredicesimo, quattordicesimo, 34 Casati, poi Manassero, Palumbo, Sertre, Benelli, ah Benelli solo 18esimo, Francesco Benelli, poi Bonaccini, Zanini, Francesco Zanini, la gara del rientro dopo la doppia finale dello scorso anno di Cervia, torna per il momento di campo, il primo anno, un ritorno forte tutto per Francesco Zanini, fedele sempre sul numero 110. Matteo Pala per la cappella Capoludoro, intanto Davide Vettori della Miglia Kart con il numero 47, autore del giro veloce, Vettori 52.500, staccato in un secondo e 582 millesimi dal leader Marco Iannotta. Siamo nel corso del quarto passaggio, ancora molto presto, non c'è rabbia per un ritiro ed è quello di Alessandro Bonaccini, il numero 92 che vediamo fermo all'uscita del tornante del 7. Altro ritiro dopo quello di Bernasconi e quello di numero 92 Alessandro Bonaccini. Quarto passaggio, ancora giro veloce da parte di Davide Vettori, 52.425, Vettori padrone della Miglia Kart, sta cercando di recuperare nei confronti della seconda posizione del secondo Fabio Palluzzi, sono un secondo e quattro dal leader, solo 6 decimi da Palluzzi, Quaresmini 4 con il numero 32, quinto 88 Navacchia che ha un vantaggio di 2 decimi sullo Sprea al numero 100, poi l'ottimo settimo Alessandro Chiaro con il numero 72, 8th the Russian Eugen Ismailov, nono Alessandrini con il numero 16, decimo Sabino De Castro, undicesimo Stefano Barra, e guardate il tornante del 7, la rocca tra De Castro e Ismailov, con la Vettori, e poi lo Sprea che sta suonando la carica insieme a Dani, a Dani che va all'attacco di Stefano Barra, Sprea finta raggiunto la coppia formata con 14 la vacchia e dal 32 Gianmarco Quaresmini,
Siamo al corso del sesto passaggio, Iannotta leader, secondo 27 Paluzzi, 4 decimi, intanto distacco dal 47 della Miglia Carta, vettore, e dal numero 27 della DRZ Fabio Paluzzi, Quaresmini 4, numero 32, quinto 88 Enrico Lovacchia, sesto sempre la Sprea, settimo 72 Chiaro, eighth number 71 the Russian Eugen Smelov, nono numero 11 Sabine De Castro, decimo 16 Alessandrini, 11 94 Stefano Marra, sesto passaggio e vettore sempre più vicino a Paluzzi, due decimi con numero 43 vettore, mentre abbiamo visto Adani andare all'attacco di Stefano Marra. Adani è ancora riuscito a piegare Stefano Marra, vediamo nell'Omega centrale ancora all'attacco Cristian Adani, vincitore della gara di Cervia, poi Francesco Benelli è risalito in sedicesima posizione, ora sta lottando con numero 12 Matteo Pala, mentre Baroni, Roberto Baroni ora è in lotta diretta con numero 50 Emilio Maschera. Passo rientrato, Leonardo Berlasconi è rientrato in gara, generosissimo, vuole ringraziare così il paddock che gli ha permesso di essere in gara dopo il furto subito di tutto il materiale anche del camion, davvero l'Italia, la brutta Italia colpisce anche il Danese che però sa reagire con una bellissima forza che solo il nostro bel paese può avere, e in particolare il mondo di EasyCard. Intanto De Castro ottavo, Sabino De Castro con numero 11, scavalcato 16 Alessandrini e soprattutto il russo Russian Andrew Smelov, Mauro Russia in stanza, Mara undicesimo, dodicesimo Cristian Adami, il giro veloce continua a essere quello di Davide Vettori, fatto stabilito in 52.425. Ottavo passaggio, c'è da seguire la rincorsa di Davide Vettori nei confronti della seconda posizione, eccolo là, escono a tornate del 7, Iannotta ha un vantaggio di un secondo e 266 millesimi di secondo sulla coppia formata dal 27 Paluzzi e dal 47 Vettori, giro veloce da parte del leader Iannotta in 52.355 nell'Omega centrale, Vettori controlla Paluzzi, poi strafico, continua a viaggiare le spalle, numero 88 Enrico Navacchia, nessuno riesce ad attaccare, la lotta che vediamo è tra il 34 Casati, il 12 Matteo Pala, il 121 Benelli, il 28 Sertre e Pierangelo Lanci, Lanci è risalito in 18esima posizione assoluta, grandissimo remoto del numero 89 del Rubicone Corse, Lanci sfortunatissimo nella bancia di qualificazione, ora sta sgomitando per recuperare un posto al sole, Lanci ricordiamo che è quarto in classifica generale con 110 punti davanti a Leo Bernasconi, nono passaggio, Vettori sembra attendere, intanto lo Sprea ha passato Chiaro, Davide Sprafico ha scavalcato, no, era già davanti a Chiaro, lo Sprea in realtà in scia 32, Borsmini 88, Navacchia, gli scherzi del monitor, un secondo 682 e distacco del secondo numero 27 Paluzzi dal leader numero 14 Iannotta, terzo Davide Vettori con un secondo 846 millesimi di distacco, 4 e 4 di distacco del 32 Gianmarco Quaresmini, Berlasconi stringe i denti staccato i tre giri ma rimane in gara Roberto Baroni con il numero 52 sempre 28esimo, l'ultimo del pilota di Iannotta è sempre leader, intanto c'è Quaresmini, Quaresmini ha ceduto la quarta posizione a Rita Lavacchia, dopo il numero 84, Quaresmini quinto, alle sue spalle il numero 100, Davide Sparatito, vediamo se lo Sprea si inventa una qualche azione offensiva, visto che là davanti la coppia che lo precede ha invertito i ruoli, intanto là dietro anche Cristian Adani, Adani ha scavalcato Stefano Marra, Adani undicesimo, tenza del Russian Andrei Sbelov, Bernasconi sempre stoicamente in pista nonostante qualche problema che ora cominciamo a sentire da sotto, Baroni intanto incredibilmente Roberto Baroni ha scavalcato il numero 50 Emilio Maschera, ma anche il 43 Marco Mendolo si è portato in 24esima posizione assoluta, Iannotta, undicesimo passaggio, entriamo nella seconda metà gara
con Marco da Porta, vediamo se Sprafico riesce ad attaccare Gianmarco Quarespini. Ora c'è Filippo Palassero in Savoia, ha dato errore, no! Errore di Vettore all'ingresso dell'Omega, Davide Vettore e ha provato ad avvicinare Fabio Palluzzi, risultato testa coda di Vettore all'ingresso dell'Omega nel dodicesimo giro e quindi abbandona così la possibilità di essere premiato nei primi 5 tra alla conclusione di questa gara. Peccato davvero, Yamota leader, secondo 27 Fabio Palluzzi, Vettore non c'è più, terzo sale e Enrico Navacca, quarto Davide Sprafico che ha scavalcato nel frattempo Gianmarco Quarespini, Quarespini così resta quinto, sesto 47 Vettori, Vettori che ha ripreso, vediamo quanta distanza da Quarespini, oh incollato, Vettori rientrato davanti alle spontature, Sandro Chiaro del settimo, all'undici Savino De Castro ottavo, Alessandro Ingono, tanto da Russian Organism, Marov che sta per raggiungere il numero 16 della Drive and Found Promotion. Roberto Baroni intanto è sempre 23esimo, staccatissimo da Matteo Armento, 22esimo col numero 99. Seguiamo dal recupero di Davide Vettori, mentre il giro veloce è stato fatto segnare ora da Marco Iannotta. Iannotta 52.355 e l'autore del giro veloce, 2 secondi 330 vantaggio, Davide Vettori di Fabio Palluzzi. Poi c'è Vettori, e Vettori pronto ad attaccare Quarespini, lo farà ora sicuramente nell'ingresso della Omega, lo circuito di Branduzzo, Sprafico, quarto, quinto Quarespini, Vettori pronto ad attaccare anche perché Savino De Castro ha raggiunto Alessandro Chiaro, duello che vale per la settima posizione assoluta. Baroni passò ora sempre nel 23esimo, solo nel corso del 14esimo passaggio. 14esimo, il duello intanto Alessandro Chiaro che è andato all'attacco. E vediamo la posizione attornante del 7, vediamo lì, attendiamo il passaggio di Cavallo, gli altri da primo, secondo il 60 Palluzzi, terzo, il 88, quarto lo Stella, quinto Alessandro Chiaro, ancora, ancora, ancora problemi per Davide Vettori che torna a settimo, la vacca sempre terzo, qualche forse un errore al rampino elevato per Davide Vettori, Vettori cominciano a stare più in strada, anche Sabino De Castro è pronta ad attaccarlo e a conquistare così la settima posizione. Nono Alessandrini, Tenth, Christian Adani, undicesimo, sta cercando di recuperare, dodicesimo Marassero, il Savoia, 13esimo Stefano Marra che scivola un po' indietro, 14esimo Francesco Benelli, 15esimo 34 Casati, 16esimo Pierangelo Lanci che recupera, ma davvero più di così è difficile farlo davanti ai pressioni del 17 Iuri Carnovali. 15esimo passaggio che si chiude proprio ora, Iannotta aumenta il suo vantaggio, la porta 2 secondi e 617 millesimi nei confronti di Palluzzi, intanto Chiaro, Chiaro va all'attacco di Quarespini, almeno aveva provato al suo rettilineo di partenza arrivo all'ingresso della Omega, il numero 32 rimane davanti a lui, intanto De Castro, ottavo da solo, Sandrini Smarov, vediamo se Pierangelo Lanci con 89, eccolo, vede Simone Casati con il numero 34 davanti a lui. Passa ora sempre un ottimo Roberto Baroni. Baroni 23esimo davanti alla Mendola, 43 Mendola, 50 Maschera e al 28 Marco Sertore. Leo Bernasconi sempre in pista. Anche grazie a tutti coloro che gli hanno dato una mano e che lui sta ringraziando in questo modo, correndo con 3 giri di distacco. 17esimo passaggio cominciato ora, vediamo Sabino De Castro che ha scavalcato il 47 9 di Vettore, Vettore che non c'è più, infatti passa Smelov, passa Adani, passa Manassero, i problemi di Davide Vettore sono usciti tutti una volta, non lo vedo fermo Vettore. Probabilmente è il rampino del lago che lo ha bloccato, Davide Vettori sta
uscendo lentamente dalla classifica, Roberto Baroni guadagna così la 22esima posizione. Una posizione la guadagnerà anche Leonardo Berlasconi, però solo fra un po'. 17esimo passaggio, chiuso ora da Marco Iannotta. 2 secondi e 6 era il vantaggio del giro precedente. 2 secondi e 7 la chiusura di questo passaggio. Davanti a terzo con 38, Mario Sprea, Alessandro Chiaro, quinto. Ha scavalcato Porosvini, sesto con 32, settimo Sabino De Castro. Pronto ad andare in lotta proprio con il Bergamasco numero 32. Ottavo, Cristian Alessandrini, ninth. Eugeni Smelov, decimo Cristiano Dani, intanto Stefano Mara, in lotta con Francesco Benelli per la 12esima posizione. È più lento Mara, Benelli lo infila all'interno del rettilineo sotto la provinciale per guadagnare una posizione. Pierangelo Lanci è sempre 15esimo, troppo lontano dal numero 34, Simone Casati, che è 14esimo. Ecco il numero 14, Marco Iannotta iniziale degli ultimi 2,5 km, ossia il 19esimo e penultimo passaggio. Quasi 3 secondi ormai in vantaggio con il confronto numero 27, Fabio Palluzzi. Terzo 88 Navacchia, quarto lo Sprea con il numero 100, quinto Chiaro con 72, sesto Quaresmini con 32, settimo Sabino De Castro che deve rompere gli indugi per andare all'attacco proprio di Quaresmini, ottavo Alessandrini, ninth the Russian Eugeni Smelov, decimo Cristian Adani, undicesimo Manassero, dodicesimo Stefano Marra, tredicesimo Francesco Benelli, 14esimo Simone Casacchi, 15esimo Lanci. Iniziamo infatti ora. Cartello dell'ultimo giro per Marco Iannotta che precede Palluzzi. Vediamo se gestisce la nota. Sì, poco, neanche più di tanto. 2 secondi, 180 il suo vantaggio. L'ultimo giro, De Castro va in attacco di Quaresmini. Sabino De Castro attacca Gianmarco Quaresmini per la sesta posizione, l'ingresso della Chicana Omega, però Quaresmini sempre davanti De Castro e c'è Alessandrini che li ha raggiunti. Questo è l'ultimo guizzo di una finale comunque molto difficile. Sono attendiamoli con gli Iannotta, sicuramente dominatore senza avversari. Secondo Fabio Palluzzi, terzo Enrico Iannotta, quarto da Vespera Pinto, quinto da Sanchezzaro, Enrico Iannotta, il sesto Quaresmini, settimo da Castro, ottavo Alessandrini, ninth Eugeni Smelov, decimo Cristian Adani, undicesimo Marassero e Savoia, dodicesimo Marra, tredicesimo Benelli, quattordicesimo 34 Simone Casati, quindicesimo Pierangelo Lanci, sedicesimo Iuri Cannovali, diciassettesimo Domenico Palumbo, diciottesimo Matteo Pala, diciannovesimo Giardinieri, Andrea Giardinieri, poi Francesco Zanini, ventesimo, ventunesimo Matteo Pinto, ventiduesimo Marco Settore, ventitresimo Roberto Baroni, 24esimo Emilio Maschera, 25esimo Marco Mendola, 26esimo Leonardo Bernasconi che è riuscito, sfortunato lui, a scavalcare l'altro sfortunato Davide Vettori, 27esimo, 28esimo Alessandro Bonaccini. Enrico Navacchia, l'uomo del giorno, terzo quest'oggi. Navacchia, la sua migliore prestazione stagionale, vediamo se lo proietterà verso i quartieri alti della classifica. Per la, intanto la DRZ Equipment, secondo Fabio Palluzzi. Grande protagonista sempre nella marca, si sta confermando anche in questa stagione, però contro un numero uno così c'è davvero molto poco da fare. È un numero uno dentro, anche se non ce l'ha sulla carena nonostante il titolo lo scorso anno, Marco Iannotta, figlio della prossima, ancora un successo per lui che si sta dimostrando davvero il padrone di questa categoria, abbassandone nettamente l'età
l'età media, così come fa Lucio Navacchia, davvero una master che diventa sempre più verde nella classifica assoluta. Questa gara è stata abbastanza difficile. Stamattina abbiamo avuto problemi, ma abbiamo risolti velocemente e facilmente e abbiamo vinto. Siamo molto contenti di questa prestazione e cercheremo di fare così anche per le prossime. È andata abbastanza bene, fatto secondo dietro a Marco, che faccio complimenti, davvero bravo. Oggi era veramente difficile fare meglio e niente, vediamo a Coridonia se riusciamo a fare meglio di secondo, però ci proviamo, dai. È un buon risultato per me perché ci tenevo molto questo podio. E niente, ringrazio i miei genitori che mi permettono di fare questo sport e soprattutto Simone Bianchini e lo saluto vivamente.